Valar Morghulis, qui Egg della Cittadella. E io sono Saya, benvenuti al quarto episodio di Agli Oscuri Oscure Parole. Ce l'abbiamo fatta. Comunque, come sempre, perché ti pure se qua ci sono le novità, tante, tanto di cui parlare. George indietro col suo Not a Blogging. Troppe notizie su House of the Dragon, io non ne posso più. Cast effettivi, Totocast, varie ed eventuali, metterci di tutto. Tanto sicuramente poi quando finiamo di registrare questo uscirà altro, quindi non ci preoccupiamo così. Nuovi spin-off in sviluppo e spin-off cancellati. E ovviamente oggi abbiamo un ospite speciale che è Federica Bocco, che è la nostra prima intervista per la rubrica Il Popolo di Westeros. Siamo contentissimi di averla qui. Sarà con noi per tutto l'episodio, quindi commenterà tantissime notizie con noi. Che bello! E vedrete lei chi vuole davvero in House of the Dragon, che non è ancora stato annunciato. Comunque, niente, passiamo alla prima rubrica allora. Ok, l'inverno sta arrivando e stavolta Magari Giorgio perché si crepa di caldo. Giorgio ha anche annunciato qualche nuovo wind, però no, non quello che volevo No, non quello. dire. Però ha pubblicato un sacco di roba sul notablog. E però non ha pubblicato sulla cosa più importante, cioè il decimo anniversario dell'uscita di Eden Sweet Dragons, che è stato il 12 luglio. E sono 10 anni Yay! che Jon è morto, quindi dai, possiamo essere felici. Molto a questo punto. Però sì, sfortunatamente la morte di Jon è l'unica cosa buona dell'attesa, perché sì, 10 anni ad aspettare Daenerys che torni a Westeros, anche se sì, dovremmo aspettare ancora chissà quanto, perché non ci arriverà mai. Cioè, anche il prossimo libro ne ha di cose da fare. Comunque, niente, 10 anni, continuiamo ad aspettare, come sempre. E intanto noi ci divertiamo con folli teorie e con queste cose. E poi ha pubblicato sempre su Notablog, no, sì. Mi sono perso perché la cosa di prima non l'ha pubblicata sul nostro blog. Comunque, una cosa che ha pubblicato è un nuovo Wildcards. E quelli non mancano mai, quindi cioè, siamo già al 30° volume, Joker Moon. Quindi, Song of Ice and Fire non esce, però se volete leggere, avete da leggere i Wildcards. Poi, ha fatto anche un post su... Ah no, scusa, vai sai. Sì, perché vabbè, poi devi continuare Sono anche tu persissimo. effettivamente il vento che sta arrivando, che non è quello d'inverno, ma è appunto quello scuro, Dark Winds, perché George ha annunciato, allora in realtà si sapeva già da un pochino perché lui aveva già annunciato, era già stato annunciato che lui ci stava lavorando, però ha avuto la lucina verde, la serie che è l'adattamento dei romanzi di Tony Hillerman, che appunto si chiamerà Dark Winds. Lui ha già specificato che sarà un adattamento un po' preso alla larga, diciamo. Quindi, se c'è qualcuno che è fan dei libri e tutto quanto, vabbè, è avvisato. Niente, lui come al solito sarà produttore esecutivo. E quindi, vabbè, questa cosa qui è stata pubblicata da Deadline e da altre fonti così, e poi lui l'ha confermata su Notablog. E questa cosa che è successa, l'unicorno e così, ha non solo aperto i commenti, si è anche messo a rispondere. È stata una visione. Quindi sì, se volete vedere alcune George fangorlare in generale, sia sulla serie che sui libri, potete vedere, potete leggere i commenti. È come name drop Robert Redford, il mio amico, così. Sì, fantastico. Ok, tocca già a me. E sì, che praticamente come abbiamo riportato negli scorsi episodi, Giorgio si è fatto un bel viaggetto nel Midwest, dove ha preso il dottorato ad honorem, e cos'altro ha fatto? Ha visitato, Giri in barca. sì, dove ha vissuto, insegnato, e con i suoi cari battelli a vapore, di cui ha scritto anche il Fever Dream. E qua possiamo vederlo Guarda lì, che nella bello che è. foto, Ecco, guarda, cos'è che sta davanti, facendo? sta guardando la prua della nave e sta pensando: ma qui ci starebbe bene
un bel Vampire, un Euron Greyjoy. Anche da Dio, proprio. Magari non fa lì, poverina, però Euron ci starebbe benissimo. Che vedi, è lì che contempla la prua, è un po' spoglia qui. Niente, se, l'ho scritto su Twitter, sta andando a virale un po'. Bellissimo. Comunque mi ha fatto morire anche la rima finale di quel post. Cioè, nel senso, è proprio la cosa del I have promises to keep and books to write before I sleep. È stata bellissima. Lo sa, lui è consapevole. Ah, esatto. No, giusto, non ho detto che questo perché ci ha fatto il post a riguardo. Cioè, di tutti i viaggi di cui abbiamo già parlato nei scorsi episodi, però finalmente l'ha scritto lui, cioè ce l'ha raccontati personalmente. E basta, possiamo passare alla prossima rubrica, se riesco a metterla. Ecco qua. Saltiamola, basta, non sei un po' più. House of the Dragon, vai Saia, questa sapete che è il TG Saia. Allora, no. Dobbiamo pensarci, è importante. Comunque, no, cioè ragazzi, io dico, è andata in onda l'ultimo Agli Oscuri Oscure Parole e il giorno dopo è uscito il cast di Emily e Lily. Comunque, quindi, benissimo per noi, sicuramente, ripeto, sicuramente domani o dopodomani uscirà al mondo lo stesso, ne abbiamo già registrato, barra è già andata in onda, quindi ormai ci siamo abituati. Comunque, vi ricordate quanto tempo fa c'erano delle live che parlavano, quando abbiamo parlato della prima casting call di Rhaenyra e Alicent, che appunto c'era questo young Rhaenyra e young Alicent davanti? C'era gente che diceva, non si preoccupazioni per le caste varie, così, invece no, perché nel senso abbiamo annunciato prima le Rhaenyra e Alicent, che secondo me avremo per tutta la serie, e adesso abbiamo appunto le due, che appunto sono le due giovani, ecco. Mi fa morire dire le due giovani, perché in realtà anche Olivia e Emma sono giovanissime. Infatti, quindi quando abbiamo parlato delle Young Rhaenyra e Young Alicent, ok, allora torna tutto. Olivia e Emma sono quelle giovani, e invece loro sono le vecchie. E poi sarebbe stato super preoccupante, perché comunque, insomma, prenderne di più vecchie non è che avrebbe avuto tanto senso, quindi io ero spaventatissima, però meglio così. Sì, no, ma infatti, comunque no, cioè, a parte i complimenti alla casting director, che è Caitlin James, perché davvero ha fatto un lavoro che è spettacolare, comunque allora abbiamo la giovane Rhaenyra, che è Emily Alcock, che è un'attrice australiana, anni 19, quindi 10 anni in meno di Emma, che ne ha 29. E niente, lei è particolarmente conosciuta per Upright, Reckoning e Fighting Season, e queste qua sono tutte miniserie TV, quindi potete andarvela a recuperare, credo anche ce ne siano un paio su Amazon Prime, però nessun così, comunque potete andarvela a recuperare con facilità. E poi c'è Emily Carey, che è un'attrice inglese e ha 18 anni, e sicuramente lei la ricordate perché è stata la giovane Diana in Wonder Woman. Però comunque potete vederla anche in Casualty, quando è ancora una bambina, e in Break Even. Comunque tutte e due hanno fatto teatro, quindi c'è questo casting director che sta facendo questa linea, così si è tenuto, diciamo. Quindi sì, no, è bello da vedere, perché appunto voi lo sapete che io preferisco gli attori da teatro, quindi io sono contenta. Comunque, due chicche su questa cosa qua. La prima chicca è che entrambe sono amiche / frequentano Fabian Frankel, che sarebbe Criston Cole, no? Quindi adesso, quando sono state annunciate, quel poveretto secondo me non avrà più pace, perché qualsiasi persona con cui uscirà in automatico sarà un sospetto del cast. sicuro, io non... vabbè. Quindi... Era già prima, però adesso abbiamo avuto la conferma, quindi... Esatto, quindi adesso... sì. Sì, e poi appunto l'altra è che Emily è andata, poco dopo che è stato annunciato il suo casting, è andata in live su Instagram e appunto, vabbè, ovviamente ha detto un po' di cose, ha spillato anche un po' di te, comunque ha detto che il suo non è stato esatto, è stata questa bellissima stories che io adoro. Comunque sì, lei praticamente ha detto che ha avuto un'audizione, non è stato un casting chiuso, però l'audizione era anonima, nel senso che lei, vabbè, ovviamente sapeva per che show stava andando a fare l'audizione, ma non il personaggio, gliel'hanno detto dopo. E poi ha detto anche che è stato fantastico, perché
si è divertita tantissimo, perché tutti, cioè molti fan sapevano, cioè sospettavano di lei e di Millie specialmente. Era lì, diceva, no sì, perché è stato davvero divertente vedervi così, speculare così, ma nessuno ha fatto 2+2. E quindi lei ha spiegato che in realtà, cioè, la gente non ci ha azzeccato obiettivamente con i follower su Instagram e bla bla bla, ma non ha azzeccato il fatto che lei si è tinta i capelli nello stesso colore di Olivia Cooke, che era l'indizio degli indizi, così, ed effettivamente non, insomma, tanto di cappello, perché effettivamente se n'era accorto nessuno, nemmeno io sinceramente ci avevo pensato, se quando vedevo le foto queste cose, come hai fatto a non accorgerti? Ci avevo pensato, ma proprio ho detto boh, perché non me la ricordavo con i capelli più scuri sinceramente, quindi vabbè, però niente, quindi è stata la cosa più bella. Comunque poi abbiamo un altro cast confermato ma non confermato al contempo, che sarebbe Dan Randall. Allora, lui non si sa chi sia, infatti appunto questa cosa è il first feature. Questo qui è la persona che ha postato la foto, è un fotografo abbastanza noto negli ambienti, perché fotografa tanti attori, fa tanti shot di questo genere, e quindi appunto diciamo l'ha annunciato lui che sarà che Dan sarà in House of the Dragon. Viene indicato come first feature, che ovviamente dobbiamo tutti cominciare da qualche parte. La cosa è dove comincerà lui, se sarà un minor role oppure se sarà qualcuno di più importante. Cioè, vederlo così ti fa tanto da Kingsguard, effettivamente. Cioè, se non lo so, se lo guardi. Però, sì, non si sa, però ecco, sappiamo che ci sarà. Quindi, sì. Non lo so, io lo vedo troppo Kingsguard, ma qua è qualcosa... È vero. E poi abbiamo una notizia, diciamo, riguardante l'attesa di House of the Dragon, che ci sono analisi di mercato, roba del genere. E niente, House of the Dragon sta andando bene, cioè sembra che ci sia molta attesa, nonostante il disastro che conosciamo della fine di Game of Thrones. Che effettivamente il fandom sembra un po' morto, e tra l'altro possiamo dire questa cosa, che siamo stati al Dreamini Comics proprio questa settimana con la nostra Fede. Abbiamo fatto il chemistry read prima di registrare. E quindi andate a seguirci su Instagram per vedere queste cose. E mi sono perso. E non c'era nessuno. Sì, esatto, non c'era nessuno vestito da Game of Thrones o vabbè, Song of Ice and Fire. Ci si aspetta che nessuno lo caghi. Però Game of Thrones, soprattutto c'erano le Daenerys, i Jon Snow, ma invece non c'era niente. Però ogni volta che c'è un annuncio su House of the Dragon, cose del genere, c'è sempre l'interesse online, in giro, nell'ambiente. Quindi, diciamo, se fanno per bene la serie, si potrebbe tornare a un bel fandom. Però ovviamente devono far bene la serie, perché dopo il disastro di Game of Thrones, ok, ancora i fan gli daranno una possibilità, ma se scazzano anche questa, ho paura che sia la fine. Quindi niente, sì. speriamo in Ryan e speriamo di diventare ricchi col canale quando uscirà The Dragon e avremo un sacco di views. Così. Giustamente. Smettiamo di lavorare. Lavoriamo solo al canale. Non vedo dove. E anche a questo proposito, venite tutti su Patreon. Fate il gran maestro, così ci pagate. Vi divertite, giuro. Vi divertite. È vero. Abbiamo pubblicato l'Ornizel Special, che è una cosa folle. Cioè, tra Saia che piange, io che mi dovrebbero arrestare, però sapete che è sempre Orni, quindi... È stata Roni a farmi piangere, no? Io stavo ridendo, piangendo, non sapevo che cosa stavo facendo. Quanto Tocast rimarrà in eterno? E qua c'è il totocast di un baby, che è chiamato baby praticamente tra metà cast, però comunque. Ovviamente noi abbiamo avuto dei bambini che giravano sul set in costume,
visto bene soltanto uno di loro, che è quello che noi abbiamo identificato come il piccolo Aemond, viste le circostanze, le scene in cui stava girando, eccetera. Adesso è uscito il sospetto che sarebbe Isaac Lancel Watkinson, che è il figlio dell'attore Andrew Lancel, che quindi è piuttosto famoso tutto quanto. Anche qui è tutta una cosa creata ad hoc, diciamo, che tanti attori del cast seguono Andrew, ma Andrew è una persona, è un attore che è abbastanza famoso sia in teatro che in televisione, quindi uno può dire, cioè, ecco, diciamo, il mio invito come al solito è tenere i piedi per terra, specie quando riguarda il figlio, che comunque è un minore, però diciamo che gli altri indizi che puntano ad Isaac per il ruolo del giovane Aemond, poi non si sa se cresce così, per me sì, però vediamo, che sarebbe appunto che il 19 aprile, che è il giorno in cui Dean Weir, che è appunto un altro confermato di House of the Dragon, è andato a fare le prove agli studi, anche lui, cioè anche Andrew, ha postato una foto del figlio dicendo: ah sì, il primo giorno di Relsar per questo qui, intendete? E quindi uno dice: ok. E poi anche la sua talent agency, che sarebbe l'Ardent Talent, che si occupa di appunto giovani bambini, ragazzi, così per il cinema e TV, anche loro hanno appunto postato il suo primo grande feature in questo exciting TV drama, così, però comunque anche da dire che è anche stato cassato in un film recentemente, quindi comunque è molto, sì, non lo so, abbastanza richiesto in questi, così. Quindi aspettiamo e vediamo, però diciamo che lui è una... Adesso passiamo alla mia parte preferita, probabilmente, perché, beh, appunto, ormai ne parliamo, Ryan ha un podcast, no? Con Dave Mendel. Il famoso The Stuff Dreams Are Made Of, di cui parliamo così, sono al diciamo settimo. Che Ryan è il showrunner di House of the Dragon. Ryan è lo showrunner di House of the Dragon, sì. Ormai io sono, esatto. Ma non tutti sanno. Mi sono lanciata. Allora, lui, appunto, che tra l'altro noi continuiamo a identificarlo come il solo showrunner, ma c'è anche Sapochnik da qualche parte. Lui non c'è. lui non c'è, esatto. È il coinquilino. A morire questa cosa. Comunque sì, lui lo sappiamo, ragazzi, lui è un fanboy, quindi oltre ad aver parlato per tipo metà della stagione corrente del podcast di House of the Dragon, questo giro, questo episodio ha letteralmente portato l'armaiolo della serie, che sarebbe Tim Lewis. Quindi hanno passato 2 ore a parlare di spade, movie props, eccetera, e ovviamente tipo l'ultima mezz'ora del podcast interamente dedicata ad House of the Dragon. È stato glorioso da ascoltare. Innanzitutto, vabbè, Tim Lewis, ottima scelta di armaiolo, secondo me. Se volete possiamo far vedere, esatto. Lui ha fatto davvero tantissimo. Ha fatto Kingdom of Heaven, Macbeth, Outlaw King, Apocalypto, The Old Guard, The King, Maleficent, tantissimi persone sono sposate da Maleficent a House of the Dragon, tra l'altro, e Cursed, e io dico anche un bene, mi dispiace per il disc che so far fare per chi ama quella serie, ma diciamo che le spade erano l'unica cosa bella della serie, insieme a Gustav Skarsgård, quindi sì. Ma non era male. Vabbè, sì, è vero, è vero. Vabbè, noi abbiamo, insomma, siamo tornati all'Orninger Special. Ma devo boncarvi. Ti adoro. Comunque sì, lui praticamente ha scelto Tim appunto perché ha tantissimi crediti per queste cose qua, ha fatto davvero tantissimi lavori, quindi aveva un grandissimo numero di spade da poter dare alle comparse, che aveva già parlato di questa cosa qua nella scelta di armaiolo. E niente, appunto, lui poi che cosa ha detto? Una delle prime cose che ha detto è stata che si è rubato da solo, nel senso che ha rubato un prop, cioè dal movie prop, dal suo set. Ed è stato fantastico perché appunto dice che ha liberato il suo primo proprio dallo show, sottolineando il my show. Cioè, no, non posso dire tanto di questa cosa, semplicemente pointy e bladed. Ovviamente Dave l'ha mandato a quel paese, comunque da bravo cost qual è. E niente, lui praticamente ha spiegato di questo prop che è stato usato in uno stunt che è stato...
è caduto, è stato danneggiato, e lui voleva proprio quel prop di quella specifica scena, perché ovviamente come funzionano è che vengono fatte più copie di tutto, quindi appunto non è che poi ha rubato qualcosa, cioè ha sempre rubato qualcosa, però diciamo che non c'è, che non era un problema per la legge, quindi, ha rubato, però esatto, però, vabbè. Quindi niente, se l'è portato a casa perché voleva quello specifico e non voleva che tornasse nel workshop, così. Quindi alla fine della giornata l'ha presa e l'ha portato via. E ha detto che è contento perché lui, da fan di Game of Thrones, ha sempre voluto un prop da Game of Thrones e adesso ce l'ha e non l'ha nemmeno dovuto pagare. Cioè, queste sono state le sue testuali parole. Diciamo, vabbè, niente, ragazzi. Cioè, perché tanto allora, il che prop era? Cioè, secondo me era il pugnale che Lucerys usa per cavare l'occhio a perché l'ha definito Pointy e Bladed. No. Pointy e Bladed, e poi ha detto che è stato usato in uno stante. Questo qua è basato dalle scene che abbiamo. Il fatto che abbia detto Bladed e non tipo Swordy. Cioè, esatto. Cioè, non... Magari, cioè, è una, per me non era una spada. Non è una spada. E quindi è un pugnale. E appunto è stato usato in uno stante, cioè sappiamo la cavata dell'occhio di Aemond, e non gli serve più, cioè, perché anche se fanno più copie, comunque, cioè, le copie le fanno perché gli servono in produzione. Sì. Se fosse tipo Dark Sister, quella gli serve fino all'occhio degli dei. Sì, faranno parecchie copie. Anche tutte le altre spade ritornano. L'unica che serve solo in una scena è quel pugnale, perché appunto serve solo per cavare l'occhio a Daemon e dopo non salta più fuori, e quindi può fregarselo lui, e quindi basta, è quella. Mi ha fatto morire, rubato, magari ancora con l'occhio piantato Tra l'altro, giusto per aggiungere all'invidia, Dave Mandel, ovviamente, mentre parlavano così, si è fatto scappare che lui ha letto gli script di The House of the Dragon, quindi adesso voglio anch'io un podcast, tipo, facciamo un podcast con Ryan, così ci invia gli script, noi li leggiamo, non lo so che cosa devo fare, però intervista comunque. Sarà uno step down rispetto a Fede, però. Esatto, però comunque... poi allora, Tim ha detto, ovviamente, ha spiegato bene come si costruiscono le spade, lame in generale, quindi in cera e alluminio, le caratteristiche, quante copie si devono fare in genere per una produzione, che tipo di aiuto dà la tecnologia per fare le copie. Lui ovviamente poi ha anche spiegato che, dato che ha avuto soltanto 3 mesi per fare tutto l'occorrente per House of the Dragon, ovviamente la tecnologia gli è servita tantissimo per essere appunto il più veloce possibile. Stava parlando infatti anche tipo dei mold e vari che usavano, vabbè, comunque stampini eccetera. E poi ha detto una cosa che a me è piaciuta veramente tanto, ovvero che, a parte che ovviamente ci conferma che Ryan è un fanboy, ma questo lo sapevamo già, ma spiega che non ha mai avuto team, quindi tenete in mente tutte le produzioni che di grandi nomi che è così, non ha mai avuto uno showrunner, un regista, un produttore così come Ryan, che passasse le ore nel workshop insieme a lui, chiedendo, facendo domande, cercando di risolvere problemi e tutto quanto. E questa per me è una bella cosa, perché poi Ryan ha spiegato che è stato perché, da una parte vuole che le sue spade siano iconiche e dall'altra vuole che sia importante per il world building, nel senso che tutto deve avere senso. E non lo so, è una cosa che comunque è positiva, ecco, diciamo che sì, è positiva. Poi, perché appunto... non tutti fanno aver senso alle loro serie TV. Non diciamo... No dissing? Ok. Non c'è Rory, quindi non si disse. Niente, invece però c'è Fede al posto di Rory, quindi se vuoi dissare... Esatto, quindi siamo lì. Meglio Rory ci manchi. Cuore Rory. Poi che cosa c'è? Ah sì, ecco, poi ovviamente, ripeto, House of the Dragon a volontà, ha detto che nella serie, in questa prima stagione, ci saranno 3 spade di acciaio di Valyria. E a parte uno dice Blackfyre e Dark Sister, tecnicamente l'abbiamo vista, quindi uno dice se c'è Dark Sister c'è Blackfyre, quindi ok, quelle sono 2, qual è la terza?
E quindi c'era alcuni che sospettavano fosse Vigilance, che appunto è la spada ancestrale degli Hightower, che ce l'ha in realtà Ormund Hightower, che viene ucciso nella prima battaglia di Tumbleton. Quindi non dovremmo vederlo per un po', ma forse si troverà un modo, non lo so, di far apparire la spada da qualche parte. Oppure c'è chi pensa addirittura a una spada originale, perché ne abbiamo visto nelle foto ufficiali una spada alla cinta di Corlys, e per alcuni magari dicono, ah, stanno dando una spada ancestrale ai Velaryon. Ed effettivamente noi non abbiamo notizie di una spada ancestrale, però abbiamo, cioè, le tre casate valeriane, cioè le altre casate valeriane hanno i Targaryen tecnicamente due spade, i Celtigar hanno l'ascia di acciaio di Valyria, quindi sarebbe strano che non ci fosse una spada barra qualcosa per i Velaryon, però non ne abbiamo notizie, quindi possiamo dedurre che non ci sia, magari qua gliela danno, boh. Effettivamente qua secondo me George ha sbagliato, cioè perché la prima i Velaryon sono comunque la casata valiriana più importante dopo i Targaryen, certo, cioè è rimasta, e quindi ci stava almeno un'arma in acciaio di Valyria. Erano comunque un po' sfigati a Valyria, però non avevano draghi, però comunque vabbè, cioè li siamo, sì, così. Vabbè, però se i Celtigar hanno l'ascia, no, infatti se ce l'avevano loro che erano un po' più sfigati. Li amiamo comunque, sì, ma poi ci sta, soprattutto appunto magari esce anche la serie su Corlys, ci sta a approfondire e inventare qualcosa di originale. Assolutamente. Poi altre opzioni sono Orphan Maker di Roxton, che anche lui fa, sì, la brutta fine a Tumbleton nella seconda, e che però quella è importante, cioè sventra sì, quindi ci sarebbe anche quella, però effettivamente non so come le potrebbero introdurre prima, cioè vabbè, ci sta di far vedere Roxton prima. E Lamentation, sì, aspetta, di chi è? Quella che mi ha persa la fossa del drago? Sì, è quella che viene persa nel Storming del Dragon Pit, secondo che confermo, però sì, dovrebbe essere quella lì, che è quella appunto della casata Royce. Sì, è quella che va persa nello Storming del Dragon Pit. Cioè, nella danza ci sono diverse armi in acciaio di Valyria. Però sì, bisogna vedere quali sì, fanno vedere. Oltre ad Dark Sister, anche quando, Black, cioè, si può sempre aggiungere. È abbastanza confermato. Sarà interessante vedere come vogliono incorporare Blackfyre, perché né Viserys né Aegon sono guerrieri. Quindi mi viene da chiedere se ce l'avrà Aemond, ma non può, perché appunto la spada dei re va a re, poi si può... Cioè, come Ice, sì, Ned sì, non sì, è sì, guerriero, cioè la sì, vedi sì, in un paio di scene, cioè, basta così. Le cerimonie. Rispunterà Ice, tra l'altro, e secondo me la vedremo molto più in azione di quanto l'è mai stata in Game of Thrones. Però non, bene, non bene, dovrebbe... Non dovrebbe, però, mi sa che un certo Dustin purtroppo verrà sacrificato. No, quello purtroppo, sì, però comunque anche Cregan, giusto, sì, lui non la usa, in esatto, non la può usare, cioè, no, tecnicamente la faranno usare sicuro. No, però esatto, quello che dice ora, sì, che gliela faranno usare. Vabbè, ragazzi, non si può, ma sappiamo che cosa, perché, vabbè... Non dissiamo queste cose, facciamo finta che i dettagli ci arriviamo quando uscirà. Allora, ok, ho un altro Totocast di cui parlare. Ragazzi, qui ci sono Totocast ovunque, quindi così, comunque. È rispuntata in realtà, perché non è nuova, la notizia di John e Michael Cook come possibili Arryk ed Eric Cargill. Allora, loro in realtà sono le persone di cui abbiamo ascoltato l'audizione famosa che era stata pubblicata da Red Dragon Intelligence Foreign Affairs. In descrizione trovate il link dell'articolo, ma il video non c'è più. Non c'era già quando ne avevamo parlato nella live, che era uscita così. I contenuti invece li abbiamo ripetuti nello scorso episodio, quindi appunto se volete andare a recuperare. Allora, loro sono comunque attori, non sono tanto noti in realtà, però sono attori che hanno esperienza di stage combat, ed effettivamente se uno ci pensa, non so, in tutta l'Inghilterra quanti attori gemelli con esperienza da stage combat esistono. Tecnicamente uno dice, quando viene diffusa un'audizione, generalmente la persona che così non è stata presa, però non è una legge. Quindi può darsi, cioè sui gemelli ultimamente c'è molto...
molto ronzio, quindi secondo me è così. Una cosa in più a favore di John e Michael è che anche loro sono attori di teatro, quindi appunto è in linea. Vedremo, però, però così. E a proposito di casting diretto, finalmente abbiamo il nome, che è appunto Kate Rhodes James. Anche qui, in questo dipartito, si sono anche qui distanziati da Game of Thrones, perché il casting director di Game of Thrones era Nina Gold. Comunque, appunto, anche Kate, di tutto rispetto, ha castato appunto Sherlock, Bodyguard, Discovery of Witches, Raised by Wolves, lo sapevo, però l'ho nominata apposta, Raised by Wolves e tantissimi altri, perché se andate a vedere su IMDb ha qualcosa come 120 crediti a suo nome, quindi se volete andarvi a divertire, volete andarvi a vedere se la serie o il film che vi piace tanto l'ha castato lei, andate, e in divertimento io ho trovato tantissime cose, quindi sì. E appunto Discovery of Witches per Fede, quindi ho appena ho fatto tipo un salto quando l'ho vista. E ok, ho magicamente finito con la rubrica. Stiamo andando bene. Però abbiamo ancora un sacco di roba, quindi passiamo alla prossima rubrica, Sussurri dall'albero diga, tutti i rumors e notizie del mondo di Song of Ice and Fire che non riguardano specificatamente House of the Dragon. E partiamo con Unseen Westeros. Che sì, ok. Yes. Che praticamente nel 2019 hanno fatto questa mostra chiamata Unseen Westeros con di 40 artisti che hanno creato opere originali su posti sconosciuti di A Song of Ice and Fire, cioè sconosciuti, presi dal mondo del ghiaccio e del fuoco. Che sono stati fantastici, cioè sia perché sono bellissime tutte le opere e in più perché erano di luoghi che non, nessuno aveva fatto fan art e quindi mi è capitato spesso di usarle nei miei video, perché tipo quando facevo quelli di geografia su posti appunto Essos così, sono veramente perfette. E hanno fatto una seconda edizione proprio in questi giorni con nuove... nuove immagini, come si chiamano? Nuove arts, non so parlare. E questa volta dovrebbero riguardare regni passati e battaglie sparse. Sì, sì, si chiama Non Worlds, che ancora non si sa di che cosa di preciso sono questi mondi sconosciuti, però appunto la descrizione tradotta dal tedesco, in inglese da Elio e poi noi l'abbiamo ritradotta in italiano, quindi ragazzi è quello che è. Sembrerebbe appunto che riguardi regni passati e numerose battaglie di non si sa se regni passati o non si sa che cosa si intende per regni passati, ecco, però comunque di solito iniziano a uscire dopo un po' online, vedremo alcune di queste opere e basta. Prossima notizia un po' più grandina è che quel cane di Ibird ha avuto un'altra esclusiva, cioè, se le inventa sicuro, perché tanto non capisce niente, però... La querela arriva a casa domani. Io la sto aspettando da mesi, ancora non è arrivata. Se non è arrivata con l'intervista di Lind, esatto, dove proprio l'hai proprio dissato proprio... Quel video ha girato anche in quei posti là, non è arrivato niente, quindi io continuo a dissare finché non arriva. E praticamente dice che hanno abbandonato Fleabottom, di cui avevamo già parlato in passato, e però stanno lavorando ad altre serie animate, oltre a quella che già avevano detto, a cui stavano lavorando, che non sappiamo, non abbiamo idea di su cosa sia, ma di quelle nuove sembra che una possa essere su E.T., che è ovviamente l'impero ispirato alla Cina dell'estremo est di Essos, di cui ho fatto un video. E niente, potrebbe essere interessante, come no, cioè, non abbiamo tante notizie a riguardo, però un po' c'è nel mondo del ghiaccio del fuoco e potrebbe esserci di tutto, cioè, perché alla fine E.T. è un'ambientazione, dopo la storia che ci metti dentro te la devi inventare e quindi vedremo.
che è interessante per tutta la storia, il Great Empire of the Dawn, eccetera. Tra l'altro, tecnicamente dovremmo vedere gli IT anche, perché ho detto dovremmo vedere gli IT anche, scusate ragazzi, anche in live action, perché è in sviluppo anche The Nine Voyages of the Sea Snake, quindi il suo primo viaggio è tra le altre cose è IT. Quindi sarà interessante vedere se entrambe raggiungeranno appunto la produzione, come sarà in live action nel senso di CGI verso come sarà in animazione. Sarà davvero davvero bello. E comunque il nome non l'hai, il nome non l'hai sbagliato a caso, l'avevano sbagliato anche Linda su Twitter. Ha adorato questo. Questo è vero, ne avevamo parlato in diretta io e te, Fede, di questo. Mi sa che è... Sì, ci eravamo appena visti, esatto. Ed è arrivato il tweet e io ho detto guarda, hanno sbagliato. È vero, è vero. No, questo weekend è un po' blurry in my mind. Sì, non diciamo erano che... tanto sobri, posso diciamo confermare che non lo erano. Vabbè, però sì. Diciamo sta cosa, ma sono i fan pazzi che, visto che in passato questa community folle è riuscita a decifrare un po' di come si chiama, capitolo di Asha, che è l'Asha Fragment, l'hanno decifrato sì. Da una foto di George che è al computer, che è andata in onda su Last Week Tonight, penso. Di John sì, Oliver, mi sembra di sì. Mi sto Last Week Tonight. E praticamente, cioè, appunto, è una foto di George al computer, però si vede un po' lo schermo del computer con una pagina del capitolo di Asha, e la gente è riuscita a decifrare. E allora, qua l'ha riportato BB Fish, ma non so se l'ha trovato lui, che in un con, quando George ha letto il capitolo di Victarion, il secondo, no, quanti ne abbiamo? Perché uno l'abbiamo intero, o no? Abbiamo solo quello... uno l'abbiamo intero. Quello... No, mi sa che non è intero. Tanto quello dove parla con i tipi per fargli suonare il corno. Con i trolls. Mi sa che è l'unico quello. Che però sì, era abbastanza corto, quindi magari è solo una parte. E quindi... Sì. Il risultato è che quando ha letto quello, visto che non l'ha letto tutto, però ce l'aveva tutto. E si vede che ha in mano una pagina che non ha letto e la gente sta cercando di decifrarla. Perché ovviamente sì, sono pazzi. Sì, perché qua dico... Sì, era soltanto un frammento del capitolo, non era tutto. E chissà, magari sì. Qua riescono a decifrare una pagina in più. Perché qui, sì, 10 anni di attesa, come abbiamo detto prima, si portano a questo. La polizia vorrebbe essere così brava. È qua meglio della CIA. Era Rory che aveva fatto il meme sulla CIA, che siamo meglio della CIA in questo fan, ed è verissimo. Sì, non mente. Ok, passiamo a 1001. Le notizie della community, e vado ancora io, perché ovviamente il mondo del ghiaccio del fuoco li faccio sempre pubblicità io, e come sempre ho pubblicato un sacco di video, che loro sono produttivi a differenza mia, che senza di Saya non pubblicherei niente. E quindi hanno fatto video sugli Ironborn nella Guerra dei Cinque Re, sui Mille Mondi hanno fatto Night Flyers e La Via The Way of Cross and Dragons, fa scritto in italiano, sì, che è tradotta come La Via della Croce del Drago. Sì, anche io ci ho messo un attimo. Sì, bellissimo quel racconto. Sì. Devo ancora recuperare il video. E poi, tra l'altro, non lo citiamo mai, perché io sono ignorante e non conosco mai gli argomenti di cui tratta, però Vittorio fa anche live su argomenti disparati. Che appunto io quelli non riesco mai a seguirli, perché cioè, ha parlato di Harry Potter, che io non ne so quasi niente, ha parlato di
Invincible, che l'ho recuperato tipo da pochissimo, quindi però andate a seguire tutto quello che fanno. Anche video sul tradimento di Barristan, che tra l'altro hanno citato la nostra live in cui ne abbiamo parlato. È stato bellissimo il modo in cui Vittorio ha detto perché loro navigano nel tinfo, speriamo che non affoghi, ero lì, parlava di te, è già passato. Lì parlava di te, lo so. È già passato proprio, già affogato. Io, velatamente, e ha fatto bene. Io sono alla destra del dio abissale in questo momento. Esatto. Assolutamente. Sono fantastico, ho riso. Vai a fondere Giorgio. Vai con il podcast. Che invece appunto il podcast del Ghiaccio del Fuoco, Tanti Cuori, ha fatto una live sui Tyrell. E allora ragazzi, io lo dico, adesso li espongo così, però secondo me loro sono i minions di George e non ce lo dicono. Perché Domenico ha letteralmente riassunto The Winds of Winter e A Dream of Spring in qualcosa come 20 minuti. E quindi no, è stato fantastico, perché era lì, riassume appunto, diceva no, nell'alto piano succederà questo, King's Landing succederà questo, e intanto ovviamente lì il fangirl generalizzato, e poi Chiara fa no, sì, comunque dobbiamo anche pensare alla timeline maledetta. E perché lo dico? Perché ne parliamo anche più avanti in questo episodio, però davvero sì, quella timeline è il nostro più grande dolore. E poi hanno anche analizzato Brienne 5 di A Fistful Crows, un video fantastico, andate a recuperarlo, perché non vi posso dire niente su questa cosa qua, andate. Poi c'è, ok, Dario Boer ha fatto, anche citandoci, quindi lo ringraziamo, un video su tutti i buffoni giullari di A Song of Ice and Fire, ha ovviamente citato il nostro preferito, che sarebbe Mushroom, e ovviamente a cui Egg è tanto affezionato, Patchface, quindi andate a recuperare anche quel video. Poi, entrando in territorio di scritti, Noldorinion, che dal nick potete ben intendere che fa in genere thread su Il Signore degli Anelli, ha recentemente cominciato a fare un lungo thread su A Song of Ice and Fire. Allora, lei in realtà ne aveva già fatto uno che paragonava Il Signore degli Anelli a A Song of Ice and Fire, che tipo di ispirazione ha tratto Martin da Il Signore degli Anelli, tutto quanto, comunque, bene, abbiamo già parlato. Però anche quel thread è recuperabile sul suo profilo. L'ultimo appunto recente è quello sui parallelismi storici fra appunto storie che conosciamo e A Song of Ice and Fire. E quello che mi è più saltato ovviamente è stato la cittadella in paragone all'incendio della biblioteca di Alessandria d'Egitto. Fantastico davvero, perché appunto questa la cosa del continuo a frullarmi in mente, in descrizione vi lascio una delle teorie perché ce ne sono tantissime, che la cittadella brucerà. Cioè nel senso proprio brucia, sì. Secondo me lo so. Morirò. Perché, no. Ma perché tu, Egg? Magari sei da un'altra parte, non lo sai. Magari sei in visita a Dorn o non lo so, a Winterfell magari sei in visita, non lo sai. Però sì. No, aspetta, e lì, poi in quel momento sarò nella mia versione conquistatore, quindi saremo a Dragonstone o a Prod. Ecco, vedi, quindi non sarai lì quando succederà il disastro. Lo faccio io il disastro, con Valerion brucio tutta la città. Quei peperoni grigi. Avete usato uccidere i draghi, ecco. Esatto. Ok, sì, quindi territorio di teorie, ecco. Sempre per celebrare i 10 anni di Dynasty Dragons, BB Fish ha cominciato a pubblicare una serie di essi a livello di meta appunto su cambiamenti, modi di scrittura e tutto quanto di appunto 4 personaggi specifici che sarebbero Quentin, Tyrion, Victarion e Stannis. Al momento ha pubblicato su Reddit, sempre link solito in descrizione, Quentin e Tyrion. E poi, vabbè, gli altri li pubblicherà, poi vi avviseremo quando succederà, i link verranno aggiornati. È molto bello, appunto, sono analisi molto belle che non possiamo, cioè non vi riassumo perché davvero si dovrebbero leggere, però anche a livello meta molto interessanti, e mi ha fatto tornare in mente una discussione che abbiamo avuto insieme a Delio, che sarebbe che George cambia tanto, nel senso che scrive, cambia idea e tutto quanto, e comunque spesso anche molto bravo ad aggiungere cose retroattivamente. Quindi anche la famosa cosa del si possono trovare indizi sui Blackfyre quando ancora in libri dove ancora i Blackfyre non li aveva pensati, e quindi questo è anche il modo, cioè,
è anche il caso per altre cose. Per Elio nello specifico, con Elio avevamo per esempio citato Varys, che è una cosa che mi aveva fatto anche lì esplodere il cervello e così. Però, quindi sì, andate a leggere queste analisi, assolutamente. Però, se potete leggere solo una cosa su Reddit, con tutto il rispetto per Brendan Beefish, c'è di molto meglio. E cioè, sì, un bellissimo post della nostra cara ospite Fede su Willa Manderly. È sì, Manderly il cognome vero? Esatto. Io non credo. Io non credo. Esatto, perché sì. Non è quello che abbiamo dedotto. Però... Vai Fede, fai un TLDR, convincili a leggere la tua... Allora, non vorrei spoilerare troppo, però, vabbè, innanzitutto questa è una teoria che ho pensato e scritto con la mia migliore amica. In realtà lei, quando ha letto per la prima volta Dance of Dragons, ha detto, cioè così mi ha chiamato, ha detto, non c'è qualcosa di strano con Willa Manderly? E io ero tipo, è una figa, cioè, sì, cioè, qualcosa di fantastico. E lei ha detto, no, leggi meglio. E allora sono andata con occhio critico, perché comunque, sai, sei nella testa di Davos, quindi... Il poveretto sta rischiando di morire ammazzato male, quindi poi tra l'altro noi sappiamo dal libro precedente che lui è morto male in teoria, perché Cersei viene detto che lo hanno giustiziato, quindi sai, un po' d'ansia la prima volta, non pensavo tanto a tutti i personaggi e niente, la mia migliore amica dice leggi bene così, e allora folle così ci siamo messi a pensare che quel capitolo, come anche quello successivo, che sono Davos 3-4, sì, sono un po' strani, e sono molto strani per tanti motivi, perché sono permeati comunque da un... c'è un'ironia che vige in tutto quello che lui pensa, dice, fa, e c'è, ed è lì. E poi c'è... No, no, perché voglio dirlo, ma non voglio dirlo, non voglio dire nulla. Okay. Niente, comunque, la madre non è una Manderly, è la figlia perduta di qualcun altro, ecco. No, comunque è un team foil esagerato e questa cosa non sarà mai vera. Però niente, ci divertiamo così. Però è bello, esatto. Ci esatto, si diverte. È questo il bello. Saluto la mia Irina. La vera team foil queen è lei qua, ragazzi. Cioè io alzo le mani e basta. Sì. Io e la mia non presente associata. Ti salutiamo, quindi tanto ti salutiamo. Ti salutiamo. Sì. Ok, siamo arrivati. Finalmente possiamo mettere lo sfondo della rubrica Il popolo di Westeros per la prima volta. Che poi il popolo di Westeros, ma era perché è la cosa del Planetos, ma il popolo di Planetos ha lo stesso effetto. No, via Westeros, basta. Ok. Tanto noi dormiamo, abbiamo nominato le rubriche così. Fede, esatto, dormi, è vero, quindi quindi va benissimo Westeros. Assolutamente. Allora, quindi Fede, ovvero Federica Bocco, è l'editor in chief di The Tempest, articolista freelance per Winter is Coming, autrice e soprattutto, aggiungo io, fangore di professione. Chi non lo è, quindi in questo canale chi non lo è. Comunque, ha scritto numerosi articoli a tema Game of Thrones, Song of Ice and Fire e oltre appunto le teorie di Tinfoil di cui tanto abbiamo parlato, che mi fanno tanta invidia, e quindi non poteva esserci una persona migliore per aprire questa rubrica. Infatti siamo contentissimi di averti qui con noi. E quindi, avete fatto tantissime domande quando l'abbiamo annunciata, anche domande personali che hanno superato il tetto, proprio detto, vabbè, ok, ci sono state. Domande personali, sono cose, tutto avete fatto, quindi adesso ne leggiamo qualcuna, che abbiamo fatto un mix fra pseudo interviste e poi abbiamo alcune, le abbiamo messe anche in nostra la risposta. Comunque, abbiamo fatto questo. Quindi, prego, Egg. Quindi... Allora, ovviamente la gente vuole sapere, specie chi non è su Twitter e non ti conosce come noi, qual è la tua casata preferita? Quale storyline? C'è un personaggio che ti piace particolarmente? Dici un po' le tue preferenze in generale di Ashley. Casate, storyline, personaggi che ti piacciono. Allora, vabbè, si potrebbe forse già dire per come sono vestita, lo so che sembra un po' una Blackfire, però sono andata, vabbè, e comunque sono un po' una Blackfire, non è vero, è la mia casata preferita e sarà per sempre la grandissima casata Targaryen, e
a volte alterno con i martelli perché cambio idea, però comunque gli, sì, i grandi, grandi amori adottatevi sono decisamente Targaryen e Martell, che infatti si sono uniti due volte, quindi va benissimo. E sono, sono i più potenti quando, quando si sposano, quindi ecco, ecco quello insomma che... Quelli per i quali morirei proprio senza nessun problema e li ringrazierei anche, sono Targaryen e Martell. Poi, poiché sì, come ho detto Egg, sono comunque dorniana, dornianissima, perché non potrei mai essere una Targaryen, sono troppo fighi, e sono fissatissima ovviamente con i Dane, ma chi non lo è, come diciamo sempre, cioè Ashara, che è la nostra santa padrona della community, e quindi, vabbè, loro, tante altre case di Dorne che hanno il mio cuore, e poi se dobbiamo, se, se proprio dobbiamo salire un po' al nord, appunto mi ridò acqua il mio mulino e manderli qui. personaggi, vabbè, a parte Daenerys, regina della mia vita, parte gente che è purtroppo già morta, o forse no, come ovviamente generazione precedente, comunque insomma di generazione di ribellione, chiaramente fissa infinita per Elia, Lyanna, Rhaegar, Arthur, Ashara, diciamo loro. Loro. Ricordare cose che volevo dire, la grande famiglia poliamorosa. No. Non devi incoraggiarla su queste cose, non si fa. Torni in Ornigel. Se ci fossero Ori, la incoraggerebbe. È vero. Quasi torna in Ornigel subito. Quindi loro, sono particolarmente affezionata a loro e a qualsiasi cosa che li concerne, quindi anche se non è una vera e propria storyline dei libri, perché c'è poco da dire. Again, a meno che qualcuno non sia vivo. altri personaggi appunto che vediamo nei libri, ho un'ossessione matta e maniacale per Quentin, per Arianne, quindi appunto Targaryen, Martell che mi ritornano, Aereo è il, diciamo il guest star nel mio cuore, e poi tanti altri, però questi sono proprio quelli che hanno tutto il mio cuore. Fantastico. Vai, sai. Poi, qui chiedono, in quanto a teorie, ne hai una che ti affascina particolarmente e una che proprio non ti piace? Eccoci. È difficile. Siamo tornati. Ormai dalle teorie non si scappa oggi. Allora, no, a parte gli scherzi, c'è cioè, quella teoria folle che penso di aver già menzionato, forse quando abbiamo fatto quell'altra live, la ridicolo stesso, che, again, è super tinfoil e non sarà mai vera. Cioè, sappiamo che non è vera, però è una teoria che si chiama... ottimo vivere. È bello vivere. che si chiama The Mother of Theories di un user di Reddit che si chiama Turtles. Che praticamente dice che Daenerys è una chimera nata da chimera genetica, non è che è una vera chimera, è un drago, su cui non ci piove nulla, è una chimera genetica nata da Lyanna, Rhaegar, Arthur Dane, ragazzi, non sappiamo i dettagli di questo, però è... John ovviamente è Brandon e Ashara che continuo a supportare, e niente, è una teoria completamente folle che cioè, non sta né in cielo né in terra, però è bellissima e una volta che la leggete cambiate idea tutti quanti e non importa quello che George dice, anche in punto di morte, quella teoria è canon. e vabbè, quella è la cosa più folle che non sarà mai vera. Poi, non voglio stare a parlare troppo di teorie perché sennò qua è la morte civile. No, a me piace questa cosa, vai. No! Io ti incoraggerò sempre. Cioè, Saia che l'altro giorno mi ha fatto piangere perché stavamo parlando di Arianne e chi l'ha tradita e appunto amore mio, non ho citato prima Doran e Oberyn, ovviamente, scusate, altri due amori della mia vita per sempre, e, anche loro insomma, e quindi chi è che ha tradito Arianne e che ha detto a Doran di suo piano? Saia dice Tain, che è una cosa che effettivamente ha senso, e il mio cuore si è infranto per sempre, e comunque adesso io sono dietro con la teoria. Le ho linkato la teoria, sembra proprio a piangere, perché mi hai fatto di... Ti piangevo proprio. Non no, morire! hai fatto il tuo lavoro, hai fatto quello che dovevi fare, cioè aprirmi gli occhi alla verità assoluta.
Sì, quella, ecco, per passare a una cosa più concreta, che è una cosa che effettivamente vedremo succedere, comunque dovremmo, almeno spero, scoprire effettivamente chi è stato. Poi magari no, perché tanto George fa così, non, spesso non gli importa, appunto, lui è un giardiniere, no? Mette le cose, poi non è detto che le vada a rispolverare. Lui li piazza e poi magari l'indizio c'era, come dicevamo prima. E teorie che non mi piacciono, ce ne sono ovviamente bizzeffe, però sì, per esempio la cosa che dicevo anche con Egg l'altro giorno, io non riesco a ad appassionarmi tipo a teorie su Euron in nessun modo, mm-hmm. perché è così caotico che letteralmente potrebbe succedere qualsiasi cosa e quindi cioè proprio non riesco proprio ad essere coinvolta, perché tanto qualsiasi cosa basta che sia scritta decentemente, ci credo, e quindi non riesco ad avere una mia opinione, questa cosa non mi piace e quindi le cancello. Basta. Allora, passiamo a cose più meno soglia fine, più personali, e cioè che sei editor in chief. Che cosa vuol dire? Cioè, spiega un po' il tuo lavoro, cosa fai, e se vuoi anche il motivo per cui eri a Rimini, ma forse... No! No, allora, vabbè, premesso che queste cose non importano assolutamente a nessuno, io sì, non è vero. Non è vero. Invece sì. Allora, sì, sono un editor in chief, quindi sono penso un caporedattrice di un paio di testate, una italiana, una internazionale, e in particolare The Tempest, insomma, è quella principale, e adesso è un momento pubblicità. No. E noi approviamo. No. Ci occupiamo comunque di tante tante cose, quindi parliamo di pop culture, entertainment, ma anche di news, giustizia sociale e anche insomma storie di vita, e veramente insomma tutti i campi, qualsiasi cosa. Quindi il mio lavoro alla fine è un po' quello di ovviamente stare a dirigere, diciamo un po' ad unire il tutto, perché ci sono le fila, insomma hanno bisogno di essere tirate, perché altrimenti siamo un team gigantesco, comunque di più di 100 persone sparse in tutto il mondo. E appunto è un po' è complicato solamente anche organizzare quando insomma mm-hmm. quando bisogna incontrarsi per organizzare un calendario editoriale o qualsiasi cosa. E comunque non voglio stare qui a parlare di questo, ma sì, allora alla fine quello quindi di cui mi occupo è quello di dare una direzione un po' editoriale per decidere un po' contenuti, calendari su quello di cui ci andiamo a occupare, quindi ovviamente anche coordinare, che so, interviste oppure screeners, che sono le cose che volete anche voi. Non vi preoccupate, raga, qui lo dico, qui lo nego. Aspettiamo solo quello. Siamo un grande video a parti e guardiamo tutto insieme. Non posso mandare link, mi dispiace. No, guarda, veniamo lì. Quindi noi sappiamo proprio la casa di Fede sarà invasa da persone. Aspetta, però non possiamo dire queste cose che dopo... E non importa, in italiano. Speriamo. Magari era proprio Sky che te la mandava. Esatto, era più... Per The Tempest. Va benissimo così. Questa è la riprova che tutti quanti salteranno questa parte dell'episodio. E quindi sì, insomma, gestire un po' tutta quella che è la pubblicazione. Sì, alla fine sì, diciamo, sono responsabile per tutti i contenuti che vengono postati. Quindi è un po', insomma, un po' lavoro di editing, ovviamente di scrittura anche, ma più che altro editing e un po' di direzione, di management anche di un team piuttosto grande. Quindi, appunto, sulle cose che scrivi, quando hai cominciato a scrivere su A Song of Ice and Fire e quali sono le motivazioni che ti hanno mosso? Allora, quando ho cominciato a scrivere? In realtà tardissimo, cioè ho iniziato forse... penso dopo Season 8, cioè nel senso, perché io prima vivevo bene, cioè io vivevo tranquilla, nel senso, cioè la vita andava ok, cioè... Non avevo bisogno, cioè, ovviamente sì, facevo una testa tanto alle persone che avevo intorno e su Twitter, poveri i miei mutuals, però la vita andava bene, non avevo bisogno di andarmi a far pubblicare parlando di queste cose, nel senso, cioè, vivevo comunque bene anche senza. Invece poi, diciamo che con il male, adesso qui cioè Rory con me, il suo spirito che andiamo a distare, con il male che è stato portato nel mondo da D&D, c'è stato bisogno un po' di, diciamo, tenere alto il nome di Asoia, e anche comunque di proteggere quella che era stata la legacy di Game of Thrones, che non è stato sempre una brutta cosa, no? Mm-hmm.
E quindi là mi sono dovuta un po' ingegnare, perché c'è stato bisogno di fare qualcosa, cioè proprio ho sentito dentro di me il bisogno di, non bastava più dissarli su Twitter o nella vita reale a chiunque, poi ci sono perso tante persone che io conosco nella vita reale che non avevano proprio più voglia di sentirsi dire certe cose, gente che Game of Thrones non l'aveva neanche mai guardato e si erano scocciati, io in full depressione, capito, dopo season 8 che mi è passata tipo l'altro ieri, ho smesso di piangere la notte per Daenerys, pur avendo letto i libri e sapendo che insomma ci saranno tante altre cose belle. E comunque sì, diciamo, per Azoyaf abbiamo iniziato tardissimo a scrivere, cioè più che altro a pubblicare cose, perché poi sì, fanfiction magari non sempre scritte, ma sono qui sul mio computer, sul mio telefono, lette da persone care. E non noi non siamo persone care, grazie. Questa sera ci invierà robe. Tu con te non c'è stato tempo l'altro giorno, io queste cose le faccio leggere solo di persona, quindi vi sto aspettando, vi aspetto qui. Perfetto. Queste persone carissime. Il mio cuoricino. Quindi, abbiamo appena detto che hai iniziato a scrivere di Game of Thrones e a Song of Ice and Fire, quindi facci qualche esempio degli articoli preferiti che hai scritto, quelli di cui vai più orgoglioso. Aiuto. Chiaramente quello che mi piace di più, che continuerò a riproporre per la vita, ma non tanto per come io l'abbia scritto, ma più che altro perché lo dovevo scrivere, perché appunto se no non mi passava niente, è la grande apologia in difesa di Daenerys Targaryen, che non ha fatto assolutamente nulla di male, lei non ha fatto nulla di male nella vita, proprio mai fatto una cosa sbagliata in tutta la sua vita, per Winter is Coming. Articolo molto dibattuto sul web, ovviamente, anche nella stessa, perché poi Winter is Coming, il sacrosanto, ha i commenti sotto, molto sotto, se scendete. C'è gente che ovviamente me ne ha dette di tutti i colori, io mi diverto, li vado a leggere, sono molto molto divertita da quello che mi scrivono, forse un giorno smetterò di andarmeli a leggere. Tanto sappiamo che hai ragione te. Grazie, tesoro. E comunque sì, quindi è un articolo in cui ovviamente continuo a dissare D&D per tutta la durata dello scritto, e in difesa della nostra regina, e niente, avevo bisogno di scriverlo, l'editor, poi io non sono super sicura comunque che i ragazzi di Winter is Coming non fossero molto, cioè io non sono, continuo a non essere sicura che loro fossero pro Daenerys, tanto almeno nella serie TV, perché lo vedo anche da qualche magari mini edit che mi arriva dalla mia draft all'articolo pubblicato, c'è sempre qualcosa che shifta un po' il significato di qualcosa, un po' biased, però tutto in italiano. Ops. Questa la facciamo licenziare, sapete che può incolpare noi. Nah. E comunque, tra l'altro mi ha scritto, devo rispondergli. E comunque niente, quindi quello è sicuramente quello che infatti ce l'ho, penso ancora pende su Twitter, perché è quello che comunque dovete mettere sulla mia tomba, cioè nel senso anche solo il titolo, perché ripeto, non è che mi freccia, non è che... ne hanno scritti di migliori sullo stesso argomento, parlando delle stesse cose, way better che il mio, figuratevi. Non è vero. Però anche solo il titolo, che è proprio Daenerys Targaryen Did Nothing Wrong, lo mettete sulla mia tomba e io muoio felicissima. Questa sarà la vostra, il vostro compito, ragazzi. Davvero, io mi sono innamorato di quell'articolo. Sappiamo. È fantastico. Che io non sono mai stato un fan di Daenerys, in realtà neanche di Targaryen, fino alla season 8. Quando ho visto come l'hanno trattata, ho detto no, cioè così non si può. Anche certo. Se non è uno dei miei personaggi preferiti, comunque dopo ho iniziato a fare quei video sulla foglia Targaryen in cui alla fine ci infilavo sempre una difesa a Daenerys, e quindi quando ho letto quell'articolo, che è scritto benissimo, è bellissimo. Grazie. Quindi concordo con tutto. Sì. Meno male che ci sei tu, vedi che l'hai presa, l'hai preso il compito di difenderla, anche se non te ne fregava più di tanto, però no, per partito preso bisognava intervenire, la stessa cosa, vedi, cioè io non me ne fregava niente di andare a scrivere su queste cose, però ho detto no, ok, qui bisogna farlo. Cosa che invece non è successa con John, che hanno rovinato anche lui, però lì invece sono stato contento. Ma perché il problema è che quello che comunque lui non è stato, cioè a lui non è stato dannato comunque da nessuno, cioè ok sì, forse da 5.000 persone su Twitter, però non dai media, cioè lui non era pazzo, comunque lui ha fatto la cosa giusta, lui alla fine era l'eroe. Male, male, male.
Sì, c'è stato. Noi siamo contro lo sviluppo di. Lo sviluppo troncato dei personaggi. Esatto. Sì, poi ci sarebbe anche tantissimo da dire su Sansa. Cioè, nel senso, mi state nominando la Sansa l'ho messa io nel mix, però diciamo questa qui è la terzina che tra i miei personaggi preferiti, già lo sapete che è il mio personaggio preferito in assoluto. Cioè, è stato un disastro dietro l'altro, io ho sofferto troppo. Ma Jamie che improvvisamente non gli frega degli innocenti. Mamma mia, ragazzi. No, io non... Tyrion, che vabbè, non importa. Però. È stato ridicolo. Sì. E io, ecco, io con la scusa che ci eravamo persi tutti, no? Almeno io pensavo che almeno con Jamie magari era lì che tipo tornava e poi diceva, ah, vabbè, in realtà l'ammazzo, così non lo so, tipo, vabbè, almeno qualcosa. E invece nemmeno quello. Continuavamo a capirlo quando l'hanno tagliato. Tra l'altro, infatti, io avevo questo falso ricordo che, dato che c'era appunto la profezia di Maggie, ci fosse il Valonqar. Invece, se torni indietro, non c'è. Io avevo questo falso ricordo totale, e invece, quando ho scoperto che non c'era, ho avuto questo shock da cui non mi riprenderò mai nella vita. E quindi... Io nel video li ho mandato a fanculo tutti, cioè dai fan che volevano Valonqar a D&D, cioè D&D proprio di brutto, terribile. Ottava stagione, cioè ho fatto un massacro in quei video. E dove sono rimasti con le domande? Sì, appunto, quando hai cominciato a scrivere per Winter is Coming, e appunto, già che ci siamo, abbiamo già spillato tema, spilliamone di più, appunto, come è successo, se ti hanno contattato a loro, se sei stato ad offrirti, non lo so, qualcosa. Se qua è Saya che vuole rubarle il lavoro. No, io non voglio rubarle il lavoro, perché lei è fantastica, quindi... Anche tu. Tu due, più di me. Allora, Tinfo il Queens è meglio di un Winter is Coming, sarebbe solo fortunato ad aver vinto. Sì, la volta che facciamo la teoria insieme, io e lei casca reddito, non so che cosa succede. Il mondo ricoperto di alluminio. Allora, Winter is Coming funziona che ci sono, siamo in tutto penso 25, tra i 25 e i 30, una cosa del genere. E, diciamo di staff writers e, sì, perché quando sono entrata ero tipo la 25esima, quindi, e poi ne sono aggiunti un paio d'altri, quindi praticamente è una writers room abbastanza ristretta, paradossalmente. Io pensavo che ci fosse molta più gente, però invece è abbastanza ristretta. Io li avevo contattati, cioè non loro in realtà, il sito madre avevo scritto, cioè anni fa, diciamo, per provare a scrivere, non mi avevano mai calcolato. Boh, lasciato stare così, cioè, le mille cose, sai, soprattutto quando uno manda PHS a destra e a manca da scrittore freelancer, cioè ne mandi così tanti che manco ti ricordi. Infatti io non ricordavo neanche di averla guardata, di averla mandata, ma tipo si parla forse 2016-17, cioè ero piccola. E poi niente, allora quest'anno sono andata, quest'anno, era già 2021, e sono un po' così, ci sono capitata per caso, perché non mi ricordo neanche per quale articolo, comunque c'ero capitato, ma potrei provare, sempre appunto nella mia furia del qui devo venire a difendere coloro che hanno bisogno di essere difesi ancora oggi, e quindi ho detto ma ci riprovo. E allora tipo ho semplicemente, è abbastanza facile in realtà, tutti possono fare application, non è un processo arduo, poi ovviamente insomma loro ti contattano se sono interessati, ma l'application è facilissimo, andatela a fare, correte numerosi. Dai, gli scrittori che ci sono qui, infatti pure. Tipo te. Esatto. E comunque niente, allora hanno un portale, tu insomma gli fai la tua application e poi loro ti, insomma, ti... E poi io da lì ho visto che l'avevo già fatta, perché ho visto che su questo portale io ero già registrata, tipo, ok, completamente cancellato dalla mia memoria. E quindi niente, insomma, così, e loro sono molto carini, comunque è un ambiente molto molto carino, e ovviamente poi insomma una volta che entri hai abbastanza anche libertà su cosa scrivere, su cosa fare. Io poi ho tipo monopolizzato Shadow and Bone, ho scritto tipo solo di quello per tutta la primavera, perché ero tipo la resident expert, e quindi tipo insomma ho fatto più che altro quello, e sono stata un po' distratta da quello e dalle mille altre cose, però tornerò a scrivere di Asoyaf a breve, quindi stay tuned. Bello, allora così posso leggere anch'io, perché essendo ignorante non conosco niente. Eppure ti costringeremo comunque a vedere
a vedere un po' di altre cose. Vediamo qui a questo divano tutti insieme. Esatto, proprio legato. Quando mi ha insegnato a leggere, dopo. E poi esatto, pian piano piano. A proposito di altre cose, visto quanto leggi, un po' per lavoro e un po' per piacere, c'è per te un autore o più di uno, se ti vengono in mente, che si ispira particolarmente a George R. R. Martin? Qua io... la risatina da io non so vado. Se scorre qualcosa. Ti dissoci e ci siamo io, sai, e Rory che... No, adesso posso entrare Rory, è qua. Rory è in sessione, quindi non per questo poverina stellina sta studiando. Però sì, qua probabilmente andiamo a fare uno spoiler di qualcosa di cui insomma andremo a trattare in futuro. Io mi metto in questo plurale. Perché tu ci sei in questo plurale, non scherziamo, cioè, tu ci sei davvero, quindi non ti preoccupare proprio. Perfetto. Vabbè, comunque insomma andremo a fare un video su questa cosa ufficiale adesso. C'è un autore, un'autrice che ci siamo resi conto quest'anno che si è follemente ispirata a Giorgio, nel senso che cioè, il plagio non l'ha avuto, cioè la denuncia per plagio non l'ha avuta per veramente tanto così. Esatto. Anzi, forse adesso, proprio perché ha raggiunto una notorietà decisamente maggiore per via dell'adattamento, insomma, può essere che le arriva la denuncia, è lì Verdugo. Ragazzi, lei, se avete letto Shadow and Bone... e con tutte le serie annesse, soprattutto la duologia, non tanto Six of Crows, ma l'ultima duologia, quella di Nicolai, King of Scars, è spaventoso, raga, è spaventoso, cioè, non sono neanche parallelismi, cioè, è proprio preso e messo anche lì, e lei è una grandissima fan, cioè, l'ha sempre detto, l'ha sempre ammesso, e ci sono proprio delle cose... messe lì pari pari, ci sono delle cose invece che magari sono più speculari. Comunque è interessantissimo perché noi abbiamo letto i libri quest'anno pre serie TV e di Shadow and Bone su Netflix, andatelo a guardare e è spaventoso, cioè c'eravamo noi che tipo ci mandavamo note vocali alle 3 di notte, no vabbè, hai visto cosa è successo? No vabbè, ma questa è una quota diretta, questa è uguale, ci sono un paio di quote dirette. Sì, quote dirette, cioè spaventoso, ma sì. Denunciata subito, cioè, vabbè, comunque molto molto interessante, quindi sia appunto a livello di plot, di trama, di cose che possono succedere, sia di cose che vengono letteralmente dette uguali, e lei è libero tutto, ragazzi, ve la consigliamo. Ovviamente non si può sognare che sia a livello di Giorgio, ovviamente è anche un fantasy decisamente diverso di un altro genere, ma comunque abbiamo notato tanta ispirazione lì. La cosa bella è che mi ha reso Sansa e Daenerys best friends praticamente, cioè il mio sogno proibito l'ha messo lì su carta, io grazie, cioè, che poi appunto Federica lo sa che io non sono grandissima fan della serie, alla fine sono riuscita praticamente a leggermi tutti i libri più o meno, mi mancano un paio di cose, tra l'altro io avevo cominciato così a random, avevo cominciato dalla duologia che avevo letta prima del così, poi prima della serie ho cominciato a leggere la prima trilogia che appunto quella su cui è basata la serie, poi vabbè, andata avanti. Quindi cioè, non sono una grandissima fan così dell'universo, così anche se mi incuriosisse tantissimo, però davvero nel momento in cui comincia a leggere ti salta fuori, la sua come sembra proprio dice ciao, sono qua. Cioè manca soltanto un personaggio in tributo che si chiami, non lo so, George. Adesso non mi ricordo se c'è un George, però poteva. Sì. E vabbè. Non sei una grande fan, però qualcosa. Però sì, però qualcosa sta facendo. È interessante da leggere, perché stavo discutendo appunto con un paio di fan del Signore degli Anelli, e per loro è interessante leggere Song of Ice and Fire per vedere i parallelismi che ci mette dentro George con il Signore degli Anelli, ed è interessante leggere anche, per esempio, per me, la Bardugo, oppure anche Nevernight ultimamente, che stavo cominciando a leggerlo, che la protagonista è Arya Stark, uguale ragazzi, cioè proprio uguale. Ed è bello vedere i parallelismi che emergono con e quanto Giorgio sta ispirando altri autori. Fantastico, davvero. E sta ispirando anche te? Sì, sta ispirando, cioè lui e Sapochki hanno questo mix di cose, però ovviamente non vedrà mai la luce, quindi ops. Però dovrebbe, vabbè. Un giorno cominceremo sai a pubblicare tutte le bellissime cose che sta scrivendo. Sì, scrive un sacco,
a fargliele pubblicare una fatica. Ancora dobbiamo pubblicare quella cosa che, cioè, ormai l'abbiamo annunciata dappertutto. No, che poi sei tu che l'hai annunciata dappertutto, non è... io ho fatto niente. Sì, perché devi pubblicarla. È bellissimo. Maledetto. Comunque, prima di passare alle domande che sono arrivate, Fede, se vuoi farti un po' di pubblicità, qualcosa, non so, qualche cosa che ti è successa nella carriera di cui vai orgogliosa, o se vuoi, quello che vuoi. No, la cosa più orgogliosa della mia carriera è essere qui con voi oggi, stasera, ragazzi, vi voglio tutti bene, grazie per avermi invitata, io sono qui ad essere tipo un clown, non meritavo di essere qui con voi oggi, però ok, mi sto divertendo tantissimo. Adoro, noi siamo felicissimi di averti. Yes. E allora passiamo alle domande della community per la rubrica Nostra la risposta. E partiamo dalla domanda di Rowena, visto che è un patron che ringraziamo. Ringraziamo tutti i nostri patrons, ringraziamo tutti e ringraziamo Fede. Non lo sai, perché così impara a non pubblicare la sua roba. Eccoci! Quindi, Rowena chiede a Fede: qual è il tuo personaggio preferito di Fire Emblem? Innanzitutto, ciao tesoro. vabbè, diciamo che c'è una sola vera risposta, cioè uno potrebbe dire tante cose, però la risposta prima che va data a questa domanda è per forza Alicent Targaryen, perché se non la dai viene linciato, ed è giusto che sia così. Ed è giustissimo, quindi Alicent, lei, cioè proprio lei. Poi ce ne sono altri. Vabbè, sono tutti Targaryen, quindi immaginate io adesso che devo cercare di scegliere. Vabbè, innamorata per sempre, ovviamente, diciamo, ecco, partendo da non Targaryen, Corlys, cioè lo amerò per la vita, e come la sua meravigliosa figlia Lina Velaryon, ti amo, sei l'amore della mia vita, ti prego, spero che tu abbia un grande cast che attende, è il cast, esatto, che attende, che non le danno, e lei piange ogni volta. Io ogni giorno sono qui a piangere perché ogni giorno è lì sul suo casting in House of the Dragon e io sono stanca di questa situazione. Ce l'abbiamo morta, però ce l'abbiamo morta, abbiamo il sarcofago, non ce l'abbiamo vista. Ragazzi, cioè se noi non la vediamo, io vado a bruciare delle cose. Ok? Il drago lo prestiamo noi. Ecco. Quindi, vabbè, lei, amore mio, con tutte le cose annesse, Lina, Rhaenyra e tutto quello che ci sarebbe da dire. Ovviamente, Daemon, ti voglio tanto bene, però forse se dovessi stilare proprio la lista dei più preferiti, magari Daemon lo possiamo anche, lo facciamo scendere un po' nella lista. Vabbè, Mushroom... Anche lì io sto aspettando il casting, non esiste che loro non ce lo diano. Esatto. Cos'era quella cosa che avevamo detto? Vi ricordate che avevamo detto qualche mese fa che gli episodi di House of the Dragon devono durare tipo massimo 30 minuti, l'episodio finisce, fade to black, schermo nero, e poi a un certo punto c'è tipo Mushroom che arriva con la tenda e fa: ok, ecco come sono andate veramente le cose, torna indietro e poi la conversione dei fatti. Ragazzi, devo andare così, cioè non funziona, se no... Vabbè. Questo sarà il format di House of the Dragon, non accettiamo altro. No, cioè, assolutamente no. Tipo narratore storico. C'è Eustace, Septon Eustace, che fa la prima parte, che sono tutte cavolate, e poi arriva Mushroom che dice: no, è così che sono andate veramente le cose. Esatto. E niente, ne abbiamo tanti altri. Vabbè, ovviamente, per esempio... Aria Targaryen, vabbè, a parte Daenerys, ragazzi, Daenerys la più... lei aveva freddo. Va tutto benissimo, lei, amore mio, mia stellina, e Aria anche lei, ovviamente brutta fine, perché a me non piacciono mica personaggi che fanno fini giuste, sarebbe comodo non soffrire alle mani. Quando mai, ragazzi? Ragazzi, ve ne lancio una così, trovatemi un Targaryen di qualsiasi generazione che tipo abbia il prefisso re, che ha fatto una vita o una morte tranquilla, trovatemelo, non ce n'è uno, è la regola unspoken, non ce n'è uno che...
Rena figlia di Daemon, come finisce? Non mi ricordo. Forse lei sposa... Sì, è vero, forse lei, perché lei sposa un Hightower, non mi ricordo quale, e ha 6 figli. O 7. 6 o 7 figli. Brutta, rega. Arriva a Fire Emblem 2 e ci spiega. Tanto bella non è comunque, però... Sì, ma ti immagini? In qualche modo, finisce male così. No, non ce n'è uno che gli va bene. Però sì, lei, giusto. Anche Rory, infatti, mi aveva detto: ma c'è Rena, figlia di Daemon. Forse lei, sì. Ops. Però aspettiamo, però, perché George deve ancora scrivere. Ecco, appunto, quindi... in realtà non sappiamo, magari così sa. Magari infelicissima, anzi sicuramente infelicissima nel suo matrimonio, perché comunque il marito era tipo un vecchio. Mi pare. Era tipo, cioè, comunque al momento abbiamo finito. Abbiamo... Non è il fratello della Hand? Non mi ricordo assolutamente nulla. No, allora, abbiamo finito Fire and Blood. Comunque, che lei, cioè, tanto bene non se la passava perché suo marito è stato ammazzato. Che era Corwin Corbey, che era. Mi sembra fosse nello Small Con. In ogni caso, si conoscevano prima perché quando lei era nella valle durante la danza. Era uno dei. Sì. Cose di Egon. Poi ha avuto un aborto spontaneo, cioè insomma, diciamo, al momento tanto bene non se la passa. Sappiamo che cosa succede dopo, ma non si sa comunque. Ok, fai la 3, Sonia. Ok, la 3. Cosa farà Daenerys quando arriverà a Westeros? Sicuramente nel settimo libro. Stata raggiunta perché io dico non vogliamo sperare. Libro, non lo so. Cioè, ma per me è fine senso. Sarà un settimo libro. Quindi, raga, farà Daenerys? Vado io? Primo. Ok. Nel senso che, appunto, alla fine il settimo libro è così lontano. Comunque, con tutto il. Cioè, è così difficile capire cosa succede prima. Nel senso. Quello che lei farà dipende totalmente dalla situazione che trova, perché se Fagon siede a King's Landing, ovviamente bisogna andare lì. Se invece magari, appunto, situazione tipo serie TV, magari ci sono gli estranei che praticamente sono arrivati, magari prioritizza quello, non lo so. Sì, sarebbe bello pensare, ok, ci andiamo a sedere un attimo a Dragonstone, vado insomma riconnessione con le mie radici, però dipende un po' dalla situazione che trova. È difficile adesso per lei proprio fare un piano. Adesso in questo momento poveretta sta nel waste un attimo. Dothraki sì, lei, Drogon e la Horde, vediamo cosa succede. Però per me deve andare a deve andare contro Fagon, però dipende dalla situazione. Sì. Cioè, è appunto quello che dicevamo prima, timeline maledetta, perché non sappiamo ancora bene cosa succede, quando succede. Cioè, per me l'immediato è il contrasto con Fake Egon. Il problema anche qua è sapere cioè come si risolve quella situazione, poi il possibile rapporto con Euron, il rapporto con Jon. C'è tanto, perché comunque, io ripeto, per me arriva alla fine del sesto libro, nel senso che lei sarà l'ultimo capitolo prima dell'epilogo, e lei è lei che sbarca a Dragonstone, e l'epilogo è la barriera che cade giù. Però appunto questa cosa del cronologicamente, quando succede X, quando succede Y, è un po' incasinato, ci sarebbe da capire. Sì, quindi... Insomma, cioè, è come quando appunto la... Certo, è che farà una brutta fine, sfortunatamente. Sì. Mi spiace. Però sì, sarebbe bellissimo, sai, come hai detto tu, appunto, che arriva Dragonstone, che poi un po' anche visivamente fine season 6. No, non fine. No, perché fine è solo partita. Sì. Fine è solo partita, e poi invece sbarca l'episodio, Shall We Begin? Bellissimo. Sì. In un mondo ideale. Soffriamo. Poi il podcast del Ghiaccio del Fuoco chiede, ha una domanda per Fede, e chiede: durante le varie riletture, le mille riflessioni, le analisi e i tanti confronti con il fandom in questi ultimi anni, ci sono stati dei momenti di epifania dopo cui hai cambiato idea su fatti, interpretazioni della storia grazie all'aiuto di qualche frase illuminante o evento specifico? In breve, ci sono stati dei momenti in cui hai cambiato idea su qualcosa?
Allora, a parte, bellissima domanda. per esempio, la prima volta che ho fatto la prima lettura, alla fine di Dance with Dragons, quando... Ah, poi sì, ricordiamo di me che l'altro giorno, che ho, il 12 luglio, ho detto, ah sì, che bello, sono passati 10 anni da... Bellissimo. Io pensavo che fosse una battuta, cioè tipo... No, sì, idem. Raga, io ero serissima, cioè ovviamente il denial era così forte sul fatto che quel libro, chissà quando lo vediamo, che la mia mente ha detto, sì, noi l'abbiamo già avuto 10 anni fa, Fedina, tranquillissima, l'hai già letto. E... No, vabbè, a parte quello. Allora, durante la mia prima lettura di Dance with Dragons, purtroppo, quando l'ultimo capitolo di Dany, che lei sta volando con Drogon e c'è sangue, io avevo completamente interpretato male questa cosa, perché cioè, la teoria più popolare, che praticamente quella accettata, cioè è canon, è che ha avuto un aborto, cioè ha perso un figlio. Per me non era quello, cioè per me aveva tipo un ciclo, ed ero tipo, oh, l'avevo del ciclo, ops! Oppure tipo, sì, cioè nel senso, ma ero convintissima, poi ho pensato, ah no, forse sei solo tipo scorticata, poverina, sai? No, cioè per me era ciclo, ero, oh wow, guarda, l'ho trovato il ciclo, che meraviglia, oh, comunque sai, le cose si stanno smuovendo. E invece no, ragazzi, tutti quanti, tranne me, sapevano, tutti sapevano che lei aveva abortito, tranne me. E quindi sono qui oggi che ve lo confesso, e non so fare 2 più 2, e fa 5, e quindi quello. E, il mio momento abbastanza imbarazzante. No. Un sacco di cose in una serie così complicata, cioè, alla prima lettura non le capisci, anche alla seconda, alla terza, cioè un sacco di cose l'ho scoperte andando a studiarmi teorie e cose varie, e quindi sì, è normalissimo. E vai Saya con la 6, così a caso. Ok, secondo voi come sarà sconfitto Euron? Chiedono. Rispondo io. Che proprio prima ha detto che Euron non so. Più esatto, appunto, allora no, poiché già prima ho detto che io Euron proprio me ne lavo le mani, me ne disinteresso, perché tanto qualsiasi cosa che io penso non ha senso. E Ashara Dayne, ragazzi, sarà la nostra sancta protetta Ashara Dayne, grazie Ashara che ci liberi di questa piaga nel mondo. Tanto nel dubbio. Sì, cioè da qualche parte deve rispuntare, rispunta qui, perfetto. Poi ci viene anche un attimo a parlare della paternità e della maternità dei nostri, insomma. Tra l'altro, non c'entra assolutamente nulla, mi è appena venuto in mente quando ho detto Ashara Dayne, la persona che ha fatto la teoria bellissima, pazza, di cui parlavo prima, della Daenerys Chimera, quella persona mi ha commentato il post su Willa Manderly dicendo che secondo lei, secondo loro, non so il loro genere, secondo loro Willa Manderly è il figlio di Ashara Dayne. Perfetto. L'unica opzione che io non avevo esplorato, l'unica, in quel team foil ce ne ho messe di tutti, ma Ashara non l'avevo pensata. Comunque niente. Questi sono i picchi. Esatto, quindi in parentesi, poi io non l'avevo pensata, vabbè, mi vergogno ancora una volta. No, ok, Euron non so chi lo uccide, poeticamente vorrei Asha. Non succederà, però mi piacerebbe. Oppure non lo so, tipo Patchface. Anche quando in dubbio anche lui. Patchface, esatto. Si uccide tutti. Adesso io cosa dici. Ah sì, no, la mia idea era appunto che Daenerys lo uccide fisicamente e Bran lo uccide mentalmente, perché cioè, sono fissata con questa idea dello scontro mentale fra allievo e allievo. Quindi sì, in descrizione vi linko sempre una risposta che ha detto pur Quentin su, mi sembra Tumblr, adesso non so bene, comunque con cui io concordo perfettamente con la fine, che vede appunto Euron intrallazzato fra ghiaccio, fuoco e tutto quanto, comunque l'idea appunto è che ci sia questo team inusuale che magari non sa nemmeno di essere un team, però comunque... Cioè, su Euron ci sono appunto tantissime teorie, perché come diceva Fede è anche molto caotico, quindi c'è davvero di tutto. C'è una morte anticlimatica che vede appunto Euron che lo prende e si lanciano in mare e appunto affogano insieme, o anche magari che appunto per
dare un po' di brio, in qualche modo vengono uccisi da una personificazione del Drowned God, appunto fatto a pezzi da Kraken vari ed eventuali e così. E poi appunto c'è quest'altra idea che, appunto, dato che è così Tinfoil, a me piace tantissimo, cioè oddio, Tinfoil sul luogo non lo so, Tinfoil sulla persona, che appunto avete presente che Euron dice I am the storm herald, the first storm and the last, appunto io sono la tempesta, la prima tempesta e l'ultima tempesta. E appunto l'idea è che lui venga ucciso, trovi comunque la sua fine a Capo Tempesta, appunto. E appunto la persona dice, però chi c'è a Capo Tempesta? Cioè nel senso, ha senso perché sulla traiettoria così, chi c'è a Capo Tempesta? Fegegon. E quindi c'è questa cosa che appunto ho scoperto che tante persone del fandom adorerebbero l'idea che Fegegon uccida Euron, quindi liberando il regno da questa piaga lo renderà ancora più amato, ancora più apprezzato, e quando Fegegon incontrerà la sua fine inevitabilmente contro Daenerys, il popolo si rivolta, cioè avrà una ragione in più per rivoltarsi. Noi sappiamo che in ogni caso Fegegon sarà amatissimo per il campo di però comunque avrà una ragione in più per rivoltarsi contro Daenerys. E poi c'è anche appunto questa cosa di Sorella e Sam in questo fantastico team che saranno, con sfortuna sfacciata di Sam, perché appunto c'è Sorella Leras che sbaglia sempre l'ultimo shot, anche cioè, lei lo fa tecnicamente apposta, solo che appunto per alcuni invece quella volta sbaglia davvero, e quindi è Sam che farà la... Ecco, quindi sì, no, interessanti. Mi è venuta in mente adesso la risposta definitiva, perché se Euron, cioè adesso lo consideriamo il villain principale al momento della storia, e quindi sì, dovrà essere sconfitto dall'eroe principale della storia. E chi è l'eroe della storia da ora in avanti? Arya. E quindi lui con la sua ascia decapiterà Euron e salverà il mondo dell'oscurità. E Azorano non si sbaglio, cioè, quindi è lui. Io sono d'accordissimo. Poi avrà anche Alba. Niente da dire, ragazzi. Avrà anche Alba, parte... fa dual wielding, ascia esatto, da una parte esatto, e Alba dall'altra. D'altra parte quello stavo pensando, perché adesso il suo compito è quello di sconfiggere Emo Boys, no? Andiamo prima esatto, da Darkstar e poi andiamo da Euron, mi sembra giustissimo. A posto, esatto. Ho risolto, adesso questo l'ha posto su Reddit stanotte. Vai! Questa, sai quanti award mi fa prendere? Sì, certo. Domanda per Fede. Mm-hmm. Ti sarebbe piaciuto uno scenario in cui Drogo non fosse morto? Se sì, come? Domanda. Non so chi l'abbia fatto questa domanda. No, raga, no, non mi sarebbe piaciuto, perché, vabbè, a parte non vi starò qui a dire tutti i modi in cui Drogo non era, diciamo, il perfect husband. Come fai Daenerys alla fine è arrivata ad accettare che fosse, perché poverina è Stoccolma forte, e Stoccolma proprio... Vabbè, ci sarebbe tanto da dire, potremmo fare un'intera live, parlare solo di quello. Quindi sorvolo, però a prescindere da tutto quello, da quanto potesse essere problematico, comunque non avremmo avuto la nostra Daenerys, cioè lei sarebbe stata una moglie madre felice, almeno finché non gli fosse morto il marito, in qualche altro modo magari, però comunque non avrebbe avuto il suo Targaryen Awakening, non le sarebbero nati draghi in quel momento, avrebbe avuto il figlio, magari poi avrebbe anche voluto rivendicare i sette regni per Rego, perché Drogo gliel'ha promesso, però non per se stessa, quindi non lo so, non mi piace questa cosa, che poi gli avrebbe rivendicato in nome di suo figlio e non per sé. Quindi no, non mi sarebbe piaciuto uno scenario in cui uno moriva. Sì, lei sarebbe stata felice, sono d'accordo, però non era la mia Dany, cioè aveva bisogno di crescere, era proprio dal punto di vista comunque letterario, era un passaggio inevitabile, secondo me. Voi cosa pensate? Sì, no, idem, trovo doveva morire, assolutamente. Mi salia con la 5. Ok, ci chiedono se Selyse si suiciderà come nella serie. Vado io. Chi va? Vabbè. Allora, premetto che io grande stan di Stannis the Mannis, quindi già se Selyse si suicida, diciamo, come nella serie, è perché hanno fatto fuori Shireen in malo modo. Quindi, allora, premetto, odio pensare che Stannis
fa quell'errore, cioè errore, insomma, che fa così, che fa il suo corso da Agamennone, che insomma vuole, va a sacrificare Shireen, proprio Ifigenia. Vabbè, lo sapete, io sono una super nerd classic, quindi niente, dovevo, mi è venuto per forza. Comunque, odio pensare questo, cioè non vorrei assolutamente che succedesse. Probabilmente succede, troppo poetico per non succedere, possibile. Io mi appiglio con tutta me stessa e tutto il denial che vi sto facendo vedere a, a lui che dice no, mettete Shireen sul trono di spade, se muoio mettete Shireen. Ok, quindi mi ci aggrappo con tutta me stessa. Poi, voglio negare che hai capito fino alla fine, finché non ce lo troviamo davanti nel prossimo libro, che Shireen muoia in malo modo sacrificata, lo nego. Poi magari non è lui, magari lo decide Melisandre, quindi ok, già un po' meglio, ma mi dispiace comunque, povera ragazza. Comunque, se Lisa si suicida, cioè, sì, se la figlia le muore male, può essere che alla fine si rende conto un attimo della gravità della situazione, delle conseguenze di questa scelta. E soprattutto poi appunto sacrificare la figlia per un regno che neanche li vuole, cioè non è che poi i sette regni vogliono Stannis, non è che il nord pare che insomma volere Stannis più di tanto, tra l'altro, almeno insomma diviso, perché poi sappiamo che comunque The Great Northern Conspiracy, loro, cioè se devono supportare qualcuno ovviamente supporterebbero Stannis. Grazie Wyman Manderly, ti amo come sempre, ci ritorno. Comunque, quindi se Lisa si uccide, sì, cioè se arriviamo a quel punto, sì, o si suicida dopo, sì, magari può essere come nella serie TV, oppure, raga, Patchface, cioè per me potrebbe essere lui, cioè se lei deve morire sarebbe bellissimo se l'ammazza lui, perché lei dice, hello, actually, e quindi sì, voglio sperare così, piuttosto che suicidio. Anch'io sono fan di Patchface Rampage, che fa una bella strage per salvare la sua principessina. Esatto. Te, Soia? Sento, a me piace l'idea del suicidio, ma appunto... allora, io lo so, io sono cattiva su questa situazione qua, non la vedo sentirsi troppo in colpa per la morte di Shireen, cioè lei la vedrà come questo sacrificio necessario, perché appunto c'è Jon che dice una parola da Melisandre e lei si butterebbe nel fuoco di sua sponte abbracciandolo come un amante. E questa cosa qua appunto mi fa immaginare anche che in qualche modo lei vedrà anche il suo, se non lo so, nella sua testa, il lavaggio del cervello al 100%, vedrà in qualche modo anche il suo sacrificio necessario e quindi si lancerà nelle fiamme di Rollor, diciamo, ovviamente senza fare niente, perché appunto Stannis sempre la sopporta, figuriamoci se la ama. Appunto stiamo parlando del fatto che la Lannisterista di Stannis è sua figlia, non è ovviamente sua moglie. Però sì, se appunto deve avvenire per suicidio, la vedo così, non la vedo sentirsi troppo in colpa, e questa cosa fa sentire in colpa a me per non pensarla in questo modo. Però sì, altrimenti anche a me piace tantissimo l'idea di Patchface, veramente tanto. Ecco, la cosa è che non credo che muoia esattamente come nella serie, che si è impiccata, quello lì non lo vedo proprio. Quindi se così il fuoco, così appunto Patchface, non so, magari anche Patchface la prende, la getta nel rogo, non lo so, però comunque via, infatti. E poi perché sì, ci sarebbe anche romantico considerare l'opzione di Davos, che dice voi dovete smettere di ammazzare le persone che vi voglio bene, però non lo farebbe, nel senso è roba da fanfiction, capito? Però non, come appunto come nella serie TV che vuole uccidere Melisandre, John dice che fai, cioè zio, insomma un attimo ci serve. Niente. Prossima domanda. Secondo voi Daeron II è figlio di Aegon IV o di Aemon? Cioè, ovviamente di Daenerys, che è la persona più importante. Poi dopo però ci vuole anche il fratello. Un padre. Dei due. Vabbè, quando si parla di Targaryen, padre e fratello. No, sì, per me è Aegon IV, perché Daenerys non... cioè anche le cose, il fatto che dicono, specificano tantissimo che era pura casta, sarebbe diventata una setta, non era da lei tradire il marito, e la cosa è che appunto non era da Aemon ricoprire di disonore la sorella. Lui ha passato tutta la vita a difendere il suo onore in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi sappiamo bene la colpa su chi sarebbe ricaduta in caso si fosse andato fuori che Daeron appunto era davvero figlio di Aemon. E no, lui non lo so, non ce lo vedo. Anche lui era un amore molto puro, molto innocente. Quindi sì, cioè, è figlio, cioè Daeron non è figlio di suo padre, ma è figlio di suo padre.
anche secondo me, di Aegon comunque, anche perché a parte che, cioè, è una cosa che ovviamente sul presente e sul futuro non può avere nessun tipo di ripercussione, quindi comunque ovviamente non è una cosa che ovviamente noi scopriremo mai. Poi nella testa di George ci può essere un'idea o l'altra, però secondo me è solamente è un po' per farci vedere anche come funziona il mulino del gossip, no? Cioè di cose che comunque un secolo e mezzo dopo ancora ne parlano, ne fanno gossip un po' dappertutto, quindi anche per colorare un po' queste generazioni di Targaryen, di cose che succedevano a corte, o comunque proprio appunto per far passare a noi il messaggio che delle cronache, delle cose che si raccontavano, e magari questo l'ha messo lì per un motivo, perché ci potrebbe essere del foreshadowing per qualcuno in presente, in futuro, non lo so, potrebbe essere, però comunque sì, secondo me non sono d'accordissimo con quello che ha detto Saya, non sembra in character l'altra opzione, secondo me. Okay, io concordo con voi. Per rimanere in parallelismo, è come quando la gente vuole che Rhaegar sia figlio di Bonifer. Non può essere figlio di Bonifer, non può. Esatto. Quindi anche lui è figlio di suo padre, ma non è figlio di suo padre. Quindi è giusto, esatto, per rimanere in tema di quella teoria maledetta. Quindi, yes. Che non ho scritto io. Male. No, intanto guarda l'altra parte. Comunque sì. Ok, vai Saya con la 8. Secondo voi Ramsay Snow / Bolton, perché sa mai che qualcuno taglia lingue così questo genere, morirà come nella serie, e se sì, morirà in generale, comunque morirà in The Winds of Winter? Per forza, sì. Per forza in The Winds of Winter, quello sì. Vabbè, ridiamo perché nello script Federica ha letteralmente scritto deve essere eliminato proprio. Senza se, senza ma, via. Non importa, cioè deve morire così. No, ragazzi, cioè, lui ha una storyline, deve finire lì. Cioè, non c'è tempo poi nell'ultimo libro che ci mettiamo a sconfiggere. No, allora muore qua. Sarebbe bello, cioè, ovviamente sì. No, ragazzi, lo sto manifestando. Cioè, non ci basta niente. Sì, allora sarebbe bello nella battaglia, ma secondo me no, perché alla fine non so manco se ci va a combattere alla fine al fronte, diciamo, quindi non lo so. E sarebbe carino se lo ammazzassero i suoi alleati, oppure se la Great Northern Conspiracy, quelli che stanno dentro, lo fanno fuori da dentro, perché comunque stanno sentendo l'esercito di Stannis che sta arrivando, quindi non lo so. Deve morire, raga. Muore in questo libro sicuro. Ciao. Giusto, giusto. E speriamo non contro John. Perché John è morto. Come dicevo l'ultima volta. Incontrano poi nell'oltretomba. Cioè, se si vogliono combattere. Bastard Ball. Bastard Ball nell'oltretomba. Esatto. Nei sette inferi. Mm-hmm. Sì. Così, cioè, perché la Bob non la voglio, anche se ne avevamo parlato, mm-hmm, che sì, è possibile, come diceva BB Fish, mm-hmm, però dove ce la metti? Cioè, John adesso è morto, prima che si svegli e torni giù a sud e tutto. Sì. Non c'è tempo. E però sì, comunque Ramsay muore in Winds. Chissà, magari grazie a Stannis, se... casini li fa a Winterfell, perché alla fine le due opzioni sono Winterfell o il Fort della Notte, il Nightfort. Se è Winterfell vuol dire che Stannis deve conquistarlo e quindi sconfiggere i Bolton, perché cioè, ovviamente la prima armata, quella con i Frey, la sconfigge con la Nightlamp eccetera, però potrebbe anche riuscire a prendere anche il Grand'Inverno, visto che ha Theon che ha già fatto la stessa cosa. Se in inferiorità numerica ha preso il castello, potrebbe avere un aiuto di Bran, che è lì in giro con i corvi, chissà, magari inizia a parlare con gli alberi Stannis. E quindi, questa cosa mi fa ridere, non lo so. Se devo scegliere, cioè, tra Stannis e Jon, proprio 10.000 volte Stannis, che sconfigga Ramsay, però non ne ho idea. Te Saya, che dici? Io proprio salvo, no, sì, allora,
Oltre The Winds of Winter assolutamente no, io concordo con voi. Le dinamiche della serie nemmeno, cioè nel senso capisco l'idea di farlo, di essere sbranato dai suoi stessi cani, o anche per esempio l'idea di essere spogliato, tutto qua, le capisco, non le escludo per niente. Sto tipo pseudo scribacchiando un parallelismo storico su questa cosa, cioè sull'effettiva Battle of Ice, perché c'è stata storicamente una Battle of Ice, quindi... no, ci sono delle dinamiche che potrebbero, noi sappiamo che appunto Giorgia ama i suoi parallelismi storici, quindi potrebbero esserci delle dinamiche che ritornano anche per quanto riguarda Ramsay. Mi piace tantissimo l'idea che sia o Tion o Jenny, sì, o Jenny, a farlo fuori. Oggi neanche un nome ho azzeccato oggi, comunque sì, o Tion o Jenny a farlo fuori. Non è però da sottovalutare il fatto che come sono messi psicologicamente, perché per quanto appunto nella serie sia comunque stata fatta bene l'idea di Rick, nei libri è amplificata 100 volte, quindi è molto difficile anche soltanto, cioè può bastare anche magari una parola da Ramsay, cioè lo switch appunto così. Mi piace l'idea che sia Roose Bolton, perché appunto c'è la cosa che c'è Roose che ad un certo punto dice a Tion che Ramsay farà fuori tutti i suoi figli che avrà con Balda, e a lui sta bene, no, non gli sta bene, e quindi l'idea è che appena avrà un figlio maschio con Balda, in qualche modo, cioè lui l'ha detto perché sa che Rick andrà a riferire quello che così, a Ramsay, quindi sì, può darsi anche che Roose abbia un aiuto in questa cosa, perché c'è un Bolton da vendicare, che sarebbe Domerick, quindi sappiamo chi è molto 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 affezionata a Domerick lì dentro, quindi che cosa sarebbe capace di fare, cose di questo genere. Sono tutte cose molto, con il cappellino d'alluminio in testa, però sono cose che adoro così. Però sì, per quello che sto scrivendo mi piacerebbe dire Tion. Si vedrà. Okay. Abbiamo finito le domande, quindi ora un momento storico, cambio sfondo per l'outro del video. Mi ero sempre dimenticato, nessuno me l'ha ricordato, Saya. Vabbè, c'è stato... Ma ricordato da solo? Non c'è stato bisogno. Sì, esatto, sì. Vedi, nessuno l'ha ricordato, quindi... Un'ovetta da 10 lode. Ok, quindi siamo in chiusura. Fede, grazie mille per l'opportunità di averti. Grazie a voi! Dove ti grazie possono mille trovare? A voi. Dove mi potete trovare? su Twitter... E Lady Multi Fandom, e sì, principalmente è lì, diciamo, poi da lì insomma potete essere un po' reindirizzati a tutte le altre, a tutti gli altri meravigliosi luoghi di questo internet. Sì, va bene lì. Perfetto, quindi grazie ancora. Grazie a voi. Saya che ci scrive tutti gli episodi, senza di lei questo show non esisterebbe. Non è vero. Ringraziamo i nostri patrons, in particolare sì, i nostri maestri, Maestro Giollare, Davide, Lady Fornelli, Maestro Keculé, grazie a tutti. Se volete un sacco di contenuti esclusivi andate a iscrivervi a Patreon, davvero, cioè se all'ordine dello special 45 minuti di deliri proprio che ci dovrebbero arrestare. E... Sì, infatti dopo togli il Fede e torniamo nell'Ornigel, quindi è che non si sa dove va, però in realtà mi sa che devo unirmi a voi anche lui esatto. Perché cioè, se vedete quel video, sì, alla fine sono io quello che ha detto più porcato. E vabbè, non me ne pento, non posso. Comunque, no, non devi. Grazie a tutti, in descrizione se riusciamo mettiamo tutti i link, compresi i nostri, che abbiamo il link tree, mm-hmm. dove trovate tutto lì dentro. E niente, grazie ancora alle mie Tiny Queens e Valar Dohaeris. Ciao!